Avete chiamato qualche parente? Dove sta il pazzo che si vuole buttare? Bonetti. Gli hai già parlato? No. Perché ha una pistola? No, il manuale dice che gli agenti devono aspettare un negoziatore per la crisi. Un negoziatore per la crisi? L'ho chiamato adesso, dovrebbe arrivare fra una mezz'ora. Garcia, hai pensato che fra mezz'ora c'è il rischio che non rimanga più nessuno con cui negoziare? Dici che salterà sul serio? Con quei capelli è capace di tutto. No, sta sul cornicione per guardare il panorama. Bella vista, eh? Non si muova, altrimenti va bene, non ti agitare, sta tranquillo adesso. È inutile, sono i capelli. Senti, non so cosa ti è andato storto, ma perché non ne parliamo? Di che cosa vuol parlare? Dei 10.000 dollari che ho perso in borsa dell'amante di mia moglie o del mio tumore? Facimolo buttare questo portaiello. Abbiamo tutti dei problemi, sul serio, anch'io ho i miei problemi. Sì. Parliamone. Ah, mo mi sono scucciato, eh? Ci penso io. Chiamo per lui. Oh, tequila! No, ma che vuole? Via, lo mandi via! Lo tengo! Fermo! Fambres! L'ho preso! L'ho perso! Chi si mi fa schiantare? Un volo d'angelo. Ma che? È la cartina. No, non credo che ci sia un nome per il tuffo di Nico, ma era da Olimpiade. Non sapevo che ci fossero delle gare di tuffo a inseguimento. Prova col deltaplano. Ciao. Provaci tu. Non è una brutta idea. Se tu avessi fatto il tuo dovere, quel poveretto non sarebbe caduto. Secondo il manuale ho fatto il mio dovere. Ah, il manuale. Fai sempre tutto secondo il manuale. Beh, sappi che c'è un tempo per usare la testa e uno per usare il manuale. Tu non usi il manuale? Solo in certe occasioni. Quando? Quando è quello del Kama Sutra, bambina, quello del Kama Sutra. Hai visto? Hai abboccato come un salmone? Ho abboccato. Andiamo, tequila, salta. Posso dire la mia? A me non me ne fotte proprio niente del manuale. Lei è della polizia? Sì, le serve aiuto. Io e il mio ragazzo stavamo camminando sulla riva. Abbiamo visto un uomo sulla sabbia. Non credo che sia vivo. Venga a vedere, la prego. Bene, si calmi. Garcia. Ma non c'è un minuto di pace. Niente. Meglio chiamare Sam Spade e i suoi. A quanto pare è stata un'arma di piccolo calibro. Gli hanno sparato da vicino. Qualcuno che lui conosceva. Perché? Fai del male solo a chi ha. Tequila! 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 Tu mi devi un burrito! La bestia è anche un tuo collega. Se lo devo mantenere, voglio un rimborso spese. Anch'io, allora. Se fai domanda, avvertimi. Se gli metto le mani addosso. Ciao, Arthur. Ciao, Sam. Ciao, Dracula. Questa è per te. Grazie. Hai avuto un pensiero carino. Angela, avevo deciso di cenare da solo venerdì sera, ma poi ho pensato che con te sarebbe stato meglio. Sai della mia idea? Venerdì, accetto. Portate una testa d'aglio e coprite bene il collo. Visto che siete tutti qui, che ne pensate di spostare questo ricevimento nel mio ufficio? Carino il cactus. Non posso credere che tu abbia accettato l'invito di Agoni. Non sono problemi tuoi. Scommetto che se lo pungi con questa non sanguina nemmeno. Quello ha la formaldeide nelle vene. Non ti sento. Hai sentito come erano fredde le sue mani? Hai il cuore di ghiaccio, Garcia, di ghiaccio. Non parlare, non ti sento. Ecco come appare sulla carta. Esterno, spiaggia, di notte. Una giovane coppia cammina lungo la riva tenendosi per mano. Loro ridono, loro scherzano, loro...
parlano di battute di caccia, di pernici. D'improvviso, lei estrae una pistola da una tasca scucita dei jeans. La furia brucia nei suoi occhi. Il suo ragazzo tenta di indietreggiare, ma il destino è in agguato. Boom! Boom! Lui perde conoscenza mentre affonda nel bagnasciuga. Questa è la parte migliore e il poster del film. Uccidere la prima volta è stato facile. Uccidere la seconda volta, più facile ancora. Ma chi ne va a vedere i film di questo? Può tradurre il suo linguaggio cinematografico? Te lo spiego io, Bonetti. Abbiamo a che fare con una killer seria, indovinato? Ma questo di giorno non dovrebbe stare sepolto. Non si dovrebbe dire un serial killer. Accetto la seconda. Due omicidi fino adesso. E sono collegati? Corrispondenza balistica e stesso tipo di capelli trovato su entrambi i corpi. Ma c'è un'altra corrispondenza ancora più affascinante. Entrambe le vittime erano clienti della stessa agenzia Video Appuntamenti. Video Appuntamenti? Esatto. È una cosa molto semplice. Tu fai un video. Sì. Poi guardi i video di altre persone e poi prendi appuntamento con chi hai deciso di fare lo zigozago. Cosa? Lo zigozago? Chi è quell'idiota che deve ricorrere a un video per fare lo zigozago? Visto che voi due investigherete su questo caso, sarete capaci di scoprirlo con le vostre forze. Sam? Garcia, non dare troppa acqua al cactus. E i diritti della storia mi appartengono. Eccoti qui. Spero di non disturbare una riunione. No, niente affatto. Stavamo solo rivedendo i dettagli di una delle mie sceneggiature. Tu sei un vulcano. Fate pure, per carità. Capitano? Scusate, mi dispiace. Ragazzi, vorrei presentarvi Janice Curtis, una mia amica, una mia buona amica. Mi capito, un altro po' vi spogliate qua. Lieta di conoscerti. Piacere. Ecco i tuoi dolci preferiti, le ciambelline. Purtroppo non bastano per tutti. Oh, perdonatemi. No, sono a dieta, grazie infinite comunque. Sono allergica, grazie. È contro la mia religione, grazie. No, lui solo frullati di plasma. Sono erotiche. Vi lascio tornare al lavoro. È stato un piacere. Non puoi restare per pranzo. Ma sono le 10 del mattino. Allora uno spuntino. Ehi, due bistecche e un poco d'abbacchio. Che razza di modo per emozione. Allora te la vedi tu, io non voglio sapere. Sì, le può sembrare assurdo, ma abbiamo un successo straordinario. Da dove vengo io? Quando vuoi uscire con una donna, ti avvicini e le dici semplicemente: sei la seconda donna più bella che io abbia mai incontrato. E la prima? È mia madre. È di Brooklyn. È evidente. Sa, non tutti hanno il coraggio e la fantasia che ha lei, Tenente Bonetti. E per loro noi creiamo un servizio molto utile. Chissà se il servizio funziona pure per i cani. Oh, capisco, fate incontrare i tonti. Bonetti. Tonti. Vede quella donna bionda? È un consigliere comunale. È una mala femmina. Vede quell'uomo in piedi? È un famoso scrittore. È uno scrittore in calore. Questo è il suo ufficio? Sì. Possiamo entrare solo? Sì, che mi voglio scrivere pure io. E la psicopatica che ha ucciso due dei vostri clienti? Bonetti. È una domanda legittima, Garcia. Mi spiace. Non è un problema. Così. L'avrei chiesto anch'io. Noi selezioniamo i nostri clienti. Devono superare un test psicologico prima. E scommetto che pagano? Sì, l'iscrizione costa $5,000. Questo succede solo in California. Tenente, ci serve il vostro aiuto, perché se questa voce circola, siamo rovinati. Nicola, avete degli archivi sulle persone che si incontrano? Sì, sono 4 le donne che uscirono con la vittima. Ecco, sono un tantino nervosa, non so cosa dire. Mi piace il rock and roll e cenare a lume di candela. Adoro gli animali. Sì, penso che gli animali siano in grado di offrire... Niente male. Si può trattare. Niente male per una depressa. Andiamo, Bonetti, non è affatto una depressa. Lo è, come? È una femmina, sciona. Amo fare delle passeggiate. Vediamo. Specie sulla spiaggia. Adesso parla del suo cane. Sta cercando un ragazzo e si mette a parlare del suo cane. Al contrario di te, la maggior parte della gente adora gli animali. Ah, sì?
Beh, vediamo un altro video, per favore. Volentieri. No, aspetta, voglio un primo piano di Sean, aspetta. Ciao. Mannaggia. Io sono Heather. Heather, tu sei la tipica gatta morta. Io che imbarazzo. Che stai dicendo? È una gatta morta. Ecco, io, insomma, cerco una persona dolce e sensibile. Io? Sono una sensibile. Oh, andiamo, piantala. Oh, e deve essere qualcuno che ama i cani. Oh, veramente? Perché strano, sono una persona le due principali indiziate che... hanno entrambe un cane. Era ecco, strano se avevano un cinghiale. La numero 3. Mi chiamo Elizabeth e se ti va di uscire con me, è meglio che tu non sia allergico ai barboncini. Non sono allergico. Mamma mia. Dovunque vada mi porto sempre dietro Gigi. Brava. Non potrei farne a meno. Ormai siamo come due sorelline. Ha 3 anni. Magnifico. La quarta. Una volta che l'ho lasciata 3 pazze a casa da sola per un paio d'ore. Per me sono i cani che le fanno andare fuori di testa. Tu eri già scemo prima di conoscermi. Ecco, questa è l'ultima ragazza. Ah, grazie a Dio. Salve, sembra che mi debba presentare. Ma io, diciamo che non sono sola. Ci sono i miei 2 pesci rossi, il mio pappagallo e il mio cane. Quindi se ci accettate, mi chiamo Janice. Telefonatemi. Namaro. Ero seduto alla mia scrivania cercando di descrivere una donna. Scrissi... Di. Che riempiva l'oscurità come un etereo raggio di stella. È il vostro median, l'unico e originale. Poi mi resi conto che non stavo descrivendo un personaggio. In realtà stavo descrivendo la donna perfetta. Stavo descrivendo mia madre. Voglio molto bene a mamma, è una donna fantastica. Ah, ho capito, ricordo. È uno dei soggetti più... insomma, uno dei più strani. Mi ha insegnato ad allacciarmi le scarpe. E mi ha insegnato anche a togliere quelle palline spinose dal mio maglione di cashmere. È una donna favolosa, straordinaria. Incredibile. E ha fatto un fesso con Matteo. Non ne nascono Bonetti, non ce la faccio a guardare. Figurati io. Avevo un cane una volta. Si chiamava Rifiuto. Sua madre l'aveva rifiutato dopo la nascita. Mio padre disse che è una cosa che può capitare tra gli animali. Mamma mi spiegò che era successo anche con me. Ma non credo che sia la stessa cosa. Era un cliente del servizio video e non ce l'aveva detto. Non ne vedevo il bisogno. Poteva essere vero prima, ma visto che sta uscendo con una delle maggiori indiziate in un caso di omicidio... Janice non è una psicopatica. Se esce con te, proprio normale non è. Capitano, era uscita con entrambe le vittime, come lo spiego? Pura coincidenza. Lei non è obiettivo, capitano. Aspetta un secondo, Sherlock. Un momento fa mi hai detto che ci sono 3 altre indiziate. È giusto. Indaga su quelle, allora. Ah, ne ho abbastanza di questo caso. Andiamo, Bonetti. Ah, questa è una cosa lunga. Allora, sentite. Voi due siete le uniche persone di cui mi fido veramente. Potete trattare questa cosa correttamente? Prego. E in modo che nessun altro scopra che ho conosciuto Janice attraverso... Ma come possiamo condurre un'inchiesta seria se lei non è obiettivo? Io sarò obiettivo, te lo prometto, parola di scambio. Noi condurremo questa inchiesta esattamente come abbiamo fatto per le altre. Va bene, non c'è problema. Allora, posso contare su entrambi per la massima segretezza? Ok. Sì, d'accordo. Oh, grazie, l'apprezzo molto. Va bene, va bene, va bene. E tequila? Lo dico a tutti. Capitano, è un cane. Sì, è vero, è un cane. E è lui un suo amaro. Beh, adesso possiamo tornare al lavoro, ok? Allora, sentiamo che cosa avete scoperto su quelle donne. Anzitutto, sono 2 bionde e 1 rossa. Ma in California certe bamboline cambiano il colore dei capelli più velocemente della loro biancheria intima. Bonetti, sei disgustoso. Per così poco. Che altro c'è? Che altro? Che tutte amano i cani. Oh, è perfetto, assolutamente perfetto. Voi due agirete in incognito. Bonetti e Garcia? No, Bonetti e Tequila. Holy! Cosa? Ascolta, Garcia ha detto che tutte le indiziate amano i cani, giusto? Giusto. Allora, tu e Tequila farete un video. Faremo che? Appuntamento, distrattamente raccogliete campioni di capelli e se saremo fortunati, bingo, avremo la nostra killer. No. Prima di tutto io non faccio nessun video. Secondo, non ho alcuna intenzione di uscire in coppia con quell'animale. Animale sei tu. E perché no? Perché è innaturale. Oh, è tutto chiaro. Cosa è chiaro? Nico, tu hai paura di non essere scemo. Paura? Sì. Voglio dire una cosa a entrambi. Ci sono 3 cose certe nella vita. 1, la morte. 2, le tasse. 3, il fatto che Nico Bonetti non va mai in bianco con le donne. Sul serio? Sono Nico Bonetti, vengo da Brooklyn. Mi chiamo Tequila, mettetevi in fila. Alt.
Era buona, cosa c'era che non andava? Nico, devi aprirti di più. Sfodera la dolcezza. Dai che ci riesci. La dolcezza, chi se non scarrafo uno? Tutto da capo. Azione! Sono Nico Bonetti e sono di Brooklyn. Io sono Tequila, amo le barboncine, la pizza con la pomarola e la birra alla spina. Ah già, sono dolce. Alt! Che c'è? Azione! Sono Nico Bonetti e vengo da Brooklyn. Io ho già detto chi sono, è quello che mi piace. Volimmo fare un presso? Ah, e sono dolce. Alt! Sono Nico Bonetti, sono di Brooklyn. Questo è il mio cane Tequila. Io sono Tequila, ma non sono suo. Ah, già, amo gli animali e sono un tipo che gronda a dolcezza. Volete uscire con me o no? Alt! Che c'è adesso? Median, ciao! Vieni qui, piccola mia. Questo è solo l'inizio, vero? Ho tutto il giorno libero, non ho neanche chiamato l'ufficio, siamo state a prendere il sole. Tu e chi? La mia Muffy. Non avevi anche tu un cagnolino? Oh, è adorabile. Dio, sono pazza di te. Potremmo andare più piano? Se andiamo piano ci perderemo il tramonto. Il tramonto? Quando hai visto un tramonto li hai visti tutti. Ma il tramonto si poteva vedere pure da sotto. Aspetta un secondo. Mi si è slacciata una scarpa. Dai, sbrigati, è solo un altro miglio. Vieni, Shona. Shona, non rispondere. Andiamo. Sta qua. Mamma mia. Shona. Sta padrono tuo, pare che niente fa, eh. Ok, 5 minuti di sosta. Sicura? Non è necessario. Oh, finalmente l'ha lasciato. Ti piace questa vita, non è vero? Ah, altro che, l'esercizio fa bene. Mi piace venire qui. Ci siamo solo io, Shora e l'aria fresca. Adoro scappare dalla gente. Ehi, che stai facendo? È il lavoro mio. Tequila, smettila. Va via. Mo tocca a te. Scusa, mi dispiace. È un cane col verme solitario. Cerca sempre qualcosa da mangiare. Allora, vogliamo riprendere il cammino? Va bene. Ehi, Shona! Tequila! Shona! Dove sei? In paradiso, Kumbà! In paradiso! A me sta cagna nera mi sta un po' antipatica. No, non è possibile. Che è successo? La carne. Tutto quello che è nel menù prevede la carne. È pazzesco. E allora? Cosa c'è che non mangi? C'è che io non la mangio, quindi resterò digiuna. T'è una orecchia lunga. Sicca, sicca. Non puoi fare eccezione solo per una volta? No, non mangio carne da quando ho finito la scuola. Però, in mancanza di meglio. Io e Lady mangiamo solo frutta e verdura. Le trovo tutte io quelle svitate. Come dici? Tanto voi uomini siete tutti uguali. Fate tanti discorsi ma siete un ammasso di zotici col colon indurito. Aspetta un attimo, non muoverti. Che c'è? Hai qualcosa nei capelli. Oddio, che cos'è? Forse è un rat. Non lo uccidere, eh? Va bene. Ai, scemo che non sei altro. Andiamo, Lady. Lady? Dove andate? Che ne so? Ma dov'è? Lady! 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 Sta qua. La tengo ferma io. Si può sapere che cosa ti spaventa? Non mi spaventa niente, è solo che io lì non entro. Oh, i miei accompagnatori fanno tutti terapia con me. E io ci avrei una bella terapia per te. Senti, la terapia è per gente che ha problemi. Io non ho alcun problema, chiaro? Questo tipo di pregiudizio è veramente arcaico. La terapia ti fa superare tutte le angosce e le superficialità. Ha ragione la tua padrona. Tu devi superare le tue angosce. Io odio gli strizzacervelli, capisci? Ascolta, Nicolas. Anch'io prima ero sulle difensive, piena di ostilità e di rabbia, ma ora... ora sono guarita. Bene. Bellissimo discorso, Elizabeth. Quasi ci credevo.
Cos'è, un nuovo esercizio? Va al diavolo, Lloyd. Uscivamo insieme. Sta ancora cercando di risolvere i suoi istinti di possessività. Ci vediamo, dolcezza. Oh, Elizabeth, hai ancora quello stupido barboncino. Brutto verme. Sì, Lloyd, ho ancora il mio barboncino. La mia tenera Gigi sta proprio... Dov'è finita? Tra i cespugli. A scatenare la sua cieca libidine con un orribile cane marrone. Ti odio, animale! No, 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 no. Io non c'entro niente. L'animale è lui. La mia tenera piccola Gigi. Sei andato in bianca e io 3 su 3. Ti metterò la museruola e anche il guinzaglio se non fai il bravo. Ehi, come va il video lover? Nubabà. Roba da matti, Garcia. Dalle mie parti si corre solo se rischi di perdere la metropolitana. Si mangia la carne perché Dio ha creato i buoi e si va dallo strizzacervelli solo perché sei pazzo. Allora hai fatto fiasco. Perdi colpi? Le californiane sono completamente pazze, vengono da un altro pianeta, sono psicopatiche. Ma che va dicendo? Le mie erano così serene. Senti, non ti disturbo più. Mi dispiace di averti chiamato. Non è divertente. Buttala via, buttala. Aveva promesso che sarebbe stato obiettivo. Sono obiettivo al 100%. Sì. Ricordati che conosco Janice. Capitano, la conosce da 2 o 3 settimane. In questa vita sì, è possibile. Andiamo, ragazzi, è normale, se non altro quanto me. Allora siamo in mezzo ai guai. Ah, grazie di cuore, vi sono veramente riconoscente. Per cosa? Per cosa? Non avevate promesso di tenere segreta tutta l'operazione? Sì, e l'abbiamo tenuta segreta. Allora come spiegate questi foglietti che ho trovato sulla mia scrivania? Ehi, capitano, come va in orizzontale? Ehi, capitano, che altro ha preso al laccio, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo stare questi biglietti. L'ultimo tizio che è stato ucciso era iscritto da parecchio ed era uscito con Janice il mese scorso. Certo, e secondo il rapporto che ho letto adesso, caro tenente Bonetti, era uscito anche con le altre 3 sospette. Già, solo che dopo le analisi dei loro capelli ne sono uscite pulite. Quindi? Continuo a ripeterle che lei non è obiettivo, capitano. D'accordo. Ho un'idea. Quale? Ce ne andiamo tutti e 4 a cena, parlate con Janice, ci scherzate e vi rendete conto da soli che non è un omicida. Perfetto, purché possiamo avere uno dei suoi capelli. Certo. Al club tropicale alle 8, va bene? Benissimo. Chi porterai? La mia compagna. Eh sì, perché io rimango a casa. Che traffico qua sotto. Medianen, inguaribile romantico. Sei tu che mi ispiri. Alla, tocca, tocca. Sembrate veramente felici. C'è un legame etereo fra me e Janice. Sai che cosa? Cosa avrei voglia di fare? Credo avrei voglia di correre e gridare sotto la pioggia cantando l'aria della Carmen. La, 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 non lo fate cantare che ci arrestano. Il mio numerologo dice che è la mia metà. Balliamo? Sì. Dai. Il suo numerologo. Legge il futuro nei numeri. Solo a Los Angeles. Rimorchiare coi numeri. Immagino che lo facciate meglio a New York. Ma è tutta questione di chimica. No, la chimica è quella che più imbroglia, è la maturità che conta. Ah, la maturità fa dormire. È il trasporto, è la passione, capisci? La passione brucia. Hai ragione, Garcia. La passione ha bruciato te profondamente. Piano, questi discorsi è un terreno minato. Sembra che tu non sia maturo per affrontare l'amore. Ai. Beh, io so affrontare la vita. Tu hai perso qualcuno che amavi e hai spento tutti i sentimenti che avevi. Non è questo il punto. Sì, tu vuoi una persona tranquilla. Qualcuno che non ti faccia soffrire di nuovo. Ma ti avverto, questo non è vivere.
Quando tuo marito è morto, che Dio lo abbia in gloria, ti ha rubato l'anima. Grazie. Scusate, non mi sono resa conto che si è fatto tardi. La babysitter se ne va alle 10. Anche noi dobbiamo andare, o sveglierò la mia compagna. Ah, ok. Grazie per la bella serata. Grazie a voi. Un momento, non eravate venuti insieme? Siamo in macchine separate. Non è vero. Torno in taxi. Ti accompagno alla porta. Bonetti, fa un altro passo e ti spezzo le ossa. Hai voluto la bicicletta e mo pedala. Immagino che questo sia il tuo, come si dice, hasta luego. No, lo sai che resterei volentieri. È solo che dobbiamo fare un passo alla volta. Ah, sì, sì, certo. Tu non sei come quelle sgallettate con cui esco qualche volta. Sgallettate? No, tu ci tieni. Sei sensibile. Si vede che hai intenzioni serie. Non la smetti mai di scherzare, eh? No. Dovresti provarci ogni tanto. Non credo che ti piacerei se fossi serio. Tu provaci. Ecco, sono un ricastro, cioè un figlio di papà. E non vuol dire che mi sia sempre piaciuto. Quando avevo 20 anni sono fuggito in Vietnam per scappare dai miei genitori super benestanti e scoprire chi fossi. Ero l'unico ragazzo del mio reparto che aveva i genitori abbastanza in confidenza con i grandi di Washington da prendere il telefono in mano e tirarmi via di lì, ma io non volevo che lo facessero. Così, per i 4 anni seguenti cercai di adattarmi, cioè diventare uno di quei ragazzi, però non ci riuscì, niente da fare, perché ero solo un ricco marmocchio viziato. L'idea mi colpì come una pallottola. La vita era uno scherzo, la guerra era uno scherzo, io ero uno scherzo. E mi piaceva esserlo. Da allora non ho mai smesso di ridere. Ma tu sei l'unica cosa della mia vita che sembra essere giusta. Finalmente sei serio. Sì, sono serio. Non so che pensare. Se avessi parlato così a una ragazza delle mie parti, mi avrebbe capito. E queste non sono parti tue. In fondo, volevo dirle che le voglio bene, che ci tengo a lei. Beh, non sei stato molto chiaro. Un po' anche a te, ok? Hai visto com'era bella stasera? Sembrava una modella. Sì, la vera top girl. Ciao, Nico, sono Heather. Senti, lo so che abbiamo iniziato col piede sbagliato, però mi stavo chiedendo se potevamo riprovarci. È incredibile. Io sono impegnato. Nico, sono Tammy. Shona non è più la stessa senza tequila. Ti è piaciuto, eh? Salve, Nicolas. Sono Elizabeth. Non metterti sulla difensiva. Vogliono uscire tutte e tre. Lo avresti mai detto. Hai colpito pure tu. La classe non è acqua. Questi sono per te. Da parte tua?
No, purtroppo no. Sono stati consegnati adesso, forse da parte sua. Ho chiesto alla fioraia di togliere le spine in caso mi avesse tirato dietro le rose. Ma lei ha detto che forse lo meritavo. Quelle sono delle scuse profumate, Garcia. Stavolta è dura. Avanti, è da stamattina che non mi guardi. Beh, in fondo hai ragione. È vero, ho esagerato. Sono andato un po' oltre ieri sera. Ma non volevo offenderti. Oh, ma guarda. Non fa niente. Avevi ragione, ho spento i miei sentimenti. Non credevo che saresti stato tu a dirmelo. Devo parlarti con urgenza di questo caso, tenente Bonetti. Ciao, Angela. È arrivato lo scucciatore. Sam, ho altro da fare, ne parliamo più tardi, va bene? Senti, la precedenza va all'urgenza, ok? Ho il rapporto sul ciuffo di capelli che ci ha portato il capitano e sembra che stia uscendo con un uomo. No. Che cosa hai detto? Niente. Piuttosto non dovreste essere a casa a quest'ora. Andiamo, la servitù non può sentire certi discorsi. Ma di che parlavate? Hasta la pasta. Sai come si spiega? Il capitano ci ha portato i suoi capelli. Addirittura. E perché? Difende Janice. Non ammette una sua eventuale colpevolezza. Probabilmente non è riuscito a chiedergli un campione. Ah, allora andremo noi a chiederglielo. Andiamo. Bonetti, abbiamo suonato, gridato, bussato. Non è in casa. Vuoi rilassarti, per favore? Questa è violazione di domicilio. No, non l'ho ancora violato il domicilio. Vengo. La mia fama mi precede. Oh, no. Sai una cosa? Dobbiamo entrare per evitare che Tequila comprometta l'onore di quella povera cagnetta. Io ti seguo. Perfetto. Tienimi la giacca. Mi raccomando, eh. Sta a vedere. Sono incastrato. Cosa? Sono incastrato. Smettila, Garcia, fa la persona seria e aiutami. Spingi. Volentieri. Ottimo lavoro, grazie. Ehi, Garcia, come staresti con questa? Meglio di te. Oh, lo spero. Dove sei stato? Indovina un po'. No, non è possibile. Ho trovato una spazzola. Leggi questo. Trovato un cadavere. Terzo omicidio della spiaggia. E qui cosa c'è? Secondo i rapporti, le tasche delle vittime erano vuote. Guarda. Farò un controllo sulle carte. Scoperto qualcosa, Tequila? No, solo alghe, catrame, sabbia. Roba da spiaggia, insomma. Oh, guarda qui. Bravo, Tequila. Un po' di catrame, un po' di sabbia. Lo sapevo, l'assassina è la ragazza del capitano. Oh, dove mi metto? Faccio scintille. Non è lei. Come non è lei? Abbiamo i ritagli, le carte di credito. Le scarpe. Abbiamo le scarpe. Ma non la stanza giusta. È la stanza della sua amica. È la scrivania di Vittoria. Assegni annullati. Vittoria Cole, non Janice Curtis. Pronto? Nuso, fammi parlare col capitano. È uscito alle 4, andava a casa. Dove? A casa con la sua amica. Grazie. Allora? È andato a casa con la sua amica. Su, muoviamoci. Vieni, Tequila. Sai, non ricordo che un uomo mi abbia mai preparato la cena. Era squisita. Gli spaghetti al tonno è una vecchia ricetta di famiglia. Forse non ci crederai, ma il tonno è uno straordinario afrodisiaco. A che ora ha detto Nuso che è andato via? Alle 4. Allora Jenny sarà già con lui e se la sua amica la seguirà... Ehi, ringrazia Dio che non sono della stradale! Bonetti, vuoi stare attento? Calma, vediamo così. C'è un incrocio. Lo so.
E ora che gli prendo? E forse non ha digerito. Con le schifezze che mangia non mi sorprende affatto. Conetti, non sarà meglio accostarsi. Scherzi. Dico sul serio, credo che stia per rimettere. Allora fa qualcosa. Fare, non so che fare. Sotto il sedile c'è una busta vuota dei panini. Piglia la busta dei panini. Pigli, aspetta. Tequila? La testa dentro, la testa dentro. No. Sei molto fortunato ad avere una casa sulla spiaggia. È vero. Trovo che stimola la mia creatività. Stai lavorando a qualcosa di nuovo? No, in realtà sto aspettando di sapere qualcosa su certe cose. No, neanche questo è vero. In realtà non sto aspettando di sapere niente, a parte di essere stato respinto da qualcuno. Sono stato respinto dai più grossi nomi di Hollywood e anche da quelli più piccoli. Che Dio li furbi. Sei una persona meravigliosa, Media. E resterai meraviglioso che tu venda o no una sceneggiatura. Tu non sei cresciuta in California. Becky, la vuoi smetterla, per favore? Mi sento più leggero. Sei un poliziotto, i poliziotti non hanno il mal d'auto, è assurdo. Non lo strillare, Bonetti, è tutta colpa tua. Ma se sei tu che gli porti sempre qualche schifezza. Bonetti, stai guidando come un disperato. Il nostro capitano potrebbe essere in pericolo, l'hai dimenticato? Se ci ammazziamo non farà nessuna differenza. Io faccio gli scongiuri. Sai una cosa? Quando parli così somiglia a mia madre. Voi donne siete tutte uguali. Per voi gli uomini non fanno niente di sensato, niente. Infatti non mi sembra molto sensato correre in questo modo. Vuoi andare, piano? Attento a quella macchina! Attento. L'ho vista. Sai, a volte non mi sembra neanche vero che io e te, perché finora nessuno mi ha accettato per quello che sono, incluso me stesso. Io sì. Sicura? Ho sempre voluto un uomo alto e bello, con uno strano senso degli humor e con la testa fra le nuvole. Beh, l'hai trovata. Sì, signore, l'hai trovata. Janice, c'è una cosa... C'è una cosa che vorrei dirti. Che cosa? Ho la sabbia nelle scarpe. Mi sta facendo impazzire. Chanel numero 5, acqua velva e tonno. Hanno già cenato? Sì, ma ho la sensazione che siano ancora qui. Non mi rubare il mestiere, eh? Allora, da che parte andiamo? Venite ma presto. Da quelli. Aspetta un secondo. Perché pensi che abbia ragione? Perché ha un fiuto migliore del tuo e poi è lui che ci ha portato qui. Te lo dico io perché ci ha portato qui. Perché ha fiutato gli avanzi, hai capito? E ne fiuto ancora. Su, che stiamo aspettando? Andiamo! Bene, adesso prendo gli ordini da un cane. Comincio a sentire freddo. Vuoi la mia giacca? Media, se hai qualcosa da dire, perché non ti decidi? Se no, qui arriviamo fino a San Francisco. Hai ragione. Sto aspettando. Tieni. Speriamo che rompa il ghiaccio. Capitano! Che diavolo ci fate qui? Abbiamo risolto il caso. Non è Janice, è la sua compagna. Che state dicendo? È la tua amica, Janice. Abbiamo trovato le prove, i ritagli. Deve averti seguito di nascosto. Ha ucciso gli uomini con cui uscivi, 3 finora. Mi dispiace. Cos'è stato? Niente paura, un gatto. Dare un'occhiata. Garcia, sta giù! Dove vai, voglio? Qua non ci sta nessuno! Garcia, resta con lei! Janice! Capitano, stia giù, lei sta bene. Devo trovarla. Capitano, la sua amica non ce l'ha con Janice, ce l'ha con lei! Lasciami andare! Capitano! Garcia! Ma che mi succede? La psicopatica dovrebbe stare qua, io non la sento. Janice, rispondimi. Non ti ho spaventato, vero? Sì, per essere sincero mi hai spaventato a morte. Ma non è niente, visto che stai bene. Che stai facendo? Mi piace, vero? Dimmi che ti piace. Sì, certo che mi piace, ma non è questo il momento né il posto adatto. Perché vuoi, Janice, quando puoi avere me? Cosa? Che stai dicendo? Janice non può darti quello che posso darti io.
questa è uscita pazza. Smettila adesso, non è divertente. Non credo che voglia farla divertire, capitano. E non credo che sia James. Mettete via le pistole. Capitano! È un ordine. Il tuo nome è Vittoria, vero? Come fai a conoscere il mio nome? Sei tu la compagna di James. Sì. Oddio. Dov'è James? Al sicuro. Dovevo assolutamente proteggerla. Ora ho capito. Ecco perché il fiuto non mi funzionava. Janice e Vittorio sono la stessa persona. Sei tu che li hai ammazzati. Dovevo farlo. Dovevo impedire che la facessero soffrire. Erano quelle le loro intenzioni. Sì, anche le tue. Non è vero, io ti amo. Janice potrebbe anche crederti. Io non ho poco. Ferma! No! Janice! Mi dispiace, ma così doveva finire. Come sta? Credo che stia un po' meglio. Grazie. Legge la pagina degli spettacoli. L'amava veramente. Sì, hai ragione. Scordammo suo passato. Tenente Bonetti, c'è un caso speciale che ti riguarda. Sono nel dipartimento casi speciali? Sì, da oggi. Yambo, Gumba, andiamo a vedere. Dai, sbrigati. Tieni, Garcia. Conservamelo per quando torno. Rararitta, tiarare. Oh! Che succede? Sono venuto all'improvviso e non se ne vogliono andare. Ah, sì? Adesso sei proprio nei guai, Casanova. Hai voluto la bicicletta? Ora pedala. Se ci riesco. Guaglioncelle illustrissime, posso spiegare tutto cosa. Ma non mi guardate così, eh? Allora, dunque.